La ringrazio, dottor Paglietti, e ringrazio anche il dottor Bolatto, il dottor Rambaldi e il dottor Bolognese per i saluti e gli interventi. Finisce qui la prima parte del nostro convegno. Passo la parola all'amico e avvocato Salvatore Riscina, che vedo online, per l'introduzione e la moderazione delle tavole rotonde. Salvatore, a te, faccio scendere tutti dal palco. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Come sapete io lavoro in diversi contesti istituzionali, ma è a titolo personale che ho curato l'impostazione del terzo capitolo dell'Osservatorio 2021 sui confidi. E ho utilizzato questo spazio di libertà per impostare il lavoro di ricerca in base a due criteri molto semplici. Il primo è quello di indagare i temi sui quali sembra esserci più bisogno di conoscenza, di riflessione e poi di azione. Il secondo criterio è stato quello di affidare la scrittura dei diversi paragrafi alle persone che ho ritenuto particolarmente esperte degli specifici argomenti. L'obiettivo delle quattro sessioni che mi accingo a moderare è proporvi un invito alla lettura. Di un lavoro che è molto corposo sicuramente, ma che è strutturato in modo tale da essere di agevole consultazione, come vi ha anticipato questa mattina il dottor Rambaldi. Andiamo alla struttura di queste quattro sessioni. Ho chiesto a molti degli autori e ad alcuni lettori qualificati, che ovviamente hanno avuto il lavoro in anteprima, la cortesia di accettare tempi molto sfidanti, quelli di una intervista televisiva, 5 minuti, per far emergere alcuni dei punti salienti del lavoro e incuriosirvi. Un tempo più esteso, invece, è assegnato a chi svolgerà le conclusioni di ogni sessione, con interventi che quindi avranno maggiore organicità. La prima sessione è dedicata al tema della domanda e dell'offerta di credito. Dovrebbe adesso apparire una slide che vi fa vedere, insomma, sia il titolo che chi sono i nostri relatori. E è chiaro che ci focalizziamo sul micro piccolo credito, che già prima della crisi pandemica soffriva di alcuni squilibri, dei cosiddetti fallimenti di mercato, che spiegano l'esigenza di intervento come dire, delle politiche pubbliche, e ciò su cui ci interroghiamo, ecco, in questi segmenti, cioè guardando questi segmenti di mercato, e se i confidi possono fare di più e a quali condizioni. Vedo che la regia non ha pubblicato ancora la slide, eccola qui, non quella successiva, fantastica. Quindi, questa è la nostra prima sessione. Il nostro primo relatore è Nunzia De Capite, sociologa, curatrice del rapporto di valutazione delle politiche contro la povertà di Caritas Italiana e nel 2020, diciamo, anche curatrice del rapporto, co-curatrice del rapporto sulla povertà, che è il rapporto, come dire, di riferimento su queste materie. Nunzia, io mi soffermerei velocemente su alcuni punti, diciamo, su alcuni punti, anzi, del tuo scritto che mi hanno molto colpito. Il primo è quanti sono i poveri in Italia dopo la pandemia? Cos'è cambiato dal punto di vista, quantitativo e eventualmente anche qualitativo? Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto grazie per la partecipazione a questo rapporto e alla sessione di stamattina, un'occasione per condividere alcune riflessioni. Com'è cambiata la povertà? Individuerei tre elementi che ci possono aiutare un po' a districarci. L'effetto Covid come evento imprevisto, dirompente, che chiaramente ha fatto aumentare enormemente il numero di persone in povertà assoluta, ce l'ha detto l'Istat qualche mese fa, circa 1 milione di persone in più, anche se sono dati da prendere con le pinze perché l'Istat utilizza come base la spesa per consumi, che non è un indicatore affidabile in questa fase, ma non mi dilungo. Anche Caritas ha registrato un aumento del numero di persone in povertà. In un anno, nell'anno della pandemia, noi abbiamo avuto un raddoppio del numero di persone che si rivolgeva ai nostri centri e servizi su tutto il territorio nazionale, circa 450.000 nuovi poveri, persone che non si erano mai rivolte ai nostri centri.
e la stessa Istat ci parla di una riduzione dell'occupazione di 945.000 persone. Quindi, insomma, una consistenza del fenomeno sicuramente in aumento. Però direi anche che sta cambiando il fenomeno al suo interno, con un processo di trasversalizzazione. Persone che sono residenti nel nord, quindi non c'è più una situazione di concentrazione della povertà nel sud e nelle famiglie numerose, ma presenza nel nord, presenza di situazioni di povertà e impoverimento in nuclei in cui il capofamiglia lavora e in nuclei che non sono composti da un numero elevato di persone, ma che sono per esempio composte da due persone e figli minori. Questo l'abbiamo registrato anche noi, osservando come si siano rivolti ai nostri centri persone che avevano redditi molto bassi, inferiori ai 500 euro, ma anche persone che avevano redditi superiori ai 1.300 euro, under 35 e persone nella fascia 40-50 anni. Quindi consistenza in aumento, variazione del profilo. Però vorrei sottolineare come questo elemento si innesta su un processo di lungo corso. Cioè il nostro paese veniva da una situazione in cui la povertà stava subendo dei mutamenti carsici da anni, cioè da anni il modello di povertà classico, appunto povertà nelle regioni meridionali, famiglie numerose, assenza di lavoro, era profondamente in trasformazione, anche a causa della stagnazione dei salari da circa gli anni 90, stagnazione dei salari medi, soprattutto nel settore privato. Quindi c'è stato un processo di stratificazione. E a questo aggiungo un altro elemento che mi sembra di grande interesse, cioè stiamo purtroppo assistendo ad un processo per cui l'impoverimento, il peggioramento delle condizioni di vita delle persone non è facilitato o agevolato dalle politiche, dalle misure che mettiamo in campo. Scusa, proprio su questo mi ha molto colpito quello che hai scritto a proposito del fatto che, diciamo, uno dei canali di accesso, il principale canale di accesso all'intervento pubblico contro la povertà è il web. Ecco, con quali conseguenze? Allora, noi abbiamo evidenziato questo aspetto già dall'introduzione del reddito di cittadinanza, ma è stato molto più evidente col reddito di emergenza. Faccio questi riferimenti specifici così andiamo sul concreto. Queste misure prevedono... Ti sei chiuso il microfono per qualche motivo. Ah sì, scusatemi, non so cosa sia successo. Dicevo, alcune delle misure di contrasto alla povertà prevedono la presentazione del modello che certifica la situazione economica delle persone, l'ISEE, che è un elemento che aiuta a selezionare la platea dei beneficiari, quindi a individuare il target, ma che in condizioni per... Oddio, c'è saltata Nunzia. E beh, a questo punto, siccome il tempo è tiranno, io passerei a Nunzio, poi se Nunzia rientra le restituiremo il microfono. Nunzio Pagano, ingegnere, partner della Borgomeo & Co, che dal 2005 redige un rapporto annuale sul microcredito in Italia. Nunzio, con te partirei da alcune distinzioni concettuali perché forse non tutti ce le hanno chiarissime. Cosa distingue il microcredito dal piccolo credito e dalla cosiddetta microfinanza? Intanto buongiorno a tutti. La microfinanza in realtà non si occupa di crediti, ma si occupa dell'offerta di alcuni particolari servizi. Il più famoso è il money transfer che usano gli immigrati, per esempio, per girare parte dei loro risparmi alle famiglie che risiedono nei paesi di provenienza, o le microassicurazioni, eccetera. Invece, quando si parla di prestiti, la differenza principale tra microcredito e piccolo prestito non è più ormai la dimensione, visto che il microcredito è stato recentemente, il limite superiore è stato portato a 40.000 euro, in certi casi anche a 50, quindi non è quello la distinzione. Forse la distinzione potrebbe essere data dal fatto che il microcredito, diciamo così, ortodosso avrebbe bisogno dell'accompagnamento dei cosiddetti servizi ausiliari, che però sono un po', diciamo, di difficile analisi, visto il tipo di offerta che c'è in questo momento. La vera differenza dovrebbe essere che il microcredito si dovrebbe occupare dell'inclusione finanziaria, cosa che invece il piccolo credito non ha nessuna
bisogno di perseguire. Senti, Nunzio, tu nel tuo contributo hai fatto un lungo excursus sulla genesi dell'articolo 111 del TUB, del 113, che peraltro detta una disciplina di microcredito molto simile a quella dei confidi minori, con i quali peraltro condividono anche lo schema di bilancio di Banca d'Italia. Ma alla fin fine, appunto, di cosa parliamo in termini di operatori di importi? Commentiamo un po' questa slide che ci assiste, ecco, che ci dà una dimensione quantitativa. Sì, io intanto, giusto per, come dire, contestualizzare, poc'anzi Gianmarco Paglietti riferiva 178 confidi minori. Qui l'articolo 111 ha generato in tutti questi anni, da quando è stato avviato, insomma, appena 12 soggetti. In realtà erano 13, ma poi la vigilanza di Banca d'Italia ne ha cancellato uno. E la seconda osservazione preoccupante, poi veniamo alla slide, è che nel 2020 non c'è stata nessuna iscrizione all'elenco, si dirà per colpa del Covid, ma purtroppo neanche nel 2019, quindi prima del Covid, ci sono state iscrizioni. Quindi sembrerebbe che il sistema paese non riesca ad andare al di là di questi 12 soggetti. E, come vedete, alcuni di questi soggetti sono anche delle MAG, cioè delle mutuo di autogestione. Per quanto riguarda i numeri, indubbiamente l'attività di questi soggetti negli anni è cresciuta, sia pure su numeri veramente modesti, ma stiamo parlando in massimo fino al 4% forse, perché in generale nel microcredito operano tutta una serie di altri soggetti, a cominciare dal sistema che ruota intorno proprio alle Caritas, a cui faceva prima riferimento Nunzio De Capite, ma non solo, ci sono le fondazioni di origine bancaria che localmente finanziano programmi che poi realizzano d'intesa con le banche locali, gli enti locali, a partire dalle regioni, che utilizzano abbastanza, come dire, disinvoltamente i fondi strutturali per finanziare operazioni di microcredito. Insomma, c'è una platea di soggetti che opera in questo campo appoggiandosi di regola alle banche universali, e quindi lo spazio operativo di questi soggetti è oggettivamente ancora troppo modesto, considerando che l'impianto normativo risale al 2010, cioè dopo 11 anni abbiamo, era proprio il maggio 2010, dopo 11 anni questo abbiamo... accade spesso, cioè succede che le cose pensate vadano, come dire, riviste, no? Gli strumenti di policy, le decisioni, perché diventano obsolete o perché, come dire, soprattutto quando sono misure nuove, non... l'esperienza concreta ti dà dei segnali, diciamo, di segno diverso. E, senti, Nunzio, ma proprio, come dire, de iure condendo, tu cosa proporresti per un rafforzamento del microcredito in Italia? Se fossi, come dire, il monarca, cosa faresti? Qual è la misura di policy che sotto la tua tirannia potremmo avere? Beh, io punterei a ridare un senso a questo strumento. Perché poc'anzi dicevamo le differenze con il piccolo credito, e in realtà la differenza ci sarebbe. Accennavo prima al fatto che il microcredito dovrebbe essere uno strumento principe dell'inclusione finanziaria, no? Dovrebbe essere quella la sua missione. Il problema è che per realizzare concretamente questa missione bisognerebbe, un po' andare al di là di quelle che sono state le definizioni, le disposizioni del 111, e provare almeno a livello sperimentale a strade nuove. Per esempio, io credo che aiutare, facilitare il primo accesso al credito potrebbe essere una strada interessante, proprio nella logica di considerare il microcredito uno strumento utile per l'inclusione. I soggetti che sono inclusi nei circuiti finanziari, poi dovrebbero avere a disposizione la strumentazione che le banche universali, gli stessi confidi, eccetera, possono
offrire sul mercato. Se il microcredito non riesce a ritagliarsi uno spazio, come dire, suo specifico, credo che assisteremo a questa, continueremo ad assistere a questa cosa. Noi adesso stiamo avviando la raccolta dei dati sull'anno 2020, cosa che insomma si dimostra più complicata degli altri anni proprio per le difficoltà ovvie legate alla pandemia. Certo. Però questa potrebbe essere una strada, quindi individuare un target preciso, un prodotto finanziario su misura e non standard come quello del 111, e poi immaginare un accompagnamento tecnico che superi l'offerta standard dei servizi ausiliari che in realtà non sono crediti affatto. Ho capito. Molte grazie, Nunzio. Allora restituisco la parola a Nunzia, che ci siamo persi per un problema evidentemente tecnico. Stavamo parlando, Nunzia, dell'accesso via web agli strumenti di lotta contro la povertà. Sì, si profila un tema di esclusione, ne abbiamo parlato, di esclusione digitale, che si sommerebbe già alle condizioni di esclusione e di emarginazione che molte persone vivono. Questo è un tema molto forte che pone alcune questioni, soprattutto nella misura in cui la digitalizzazione, dentro cui siamo tutti immersi in questa fase storica, non è accompagnata proprio da servizi, mi ricollego a quello che diceva Nunzio Pagano adesso, perché è un tema molto forte, cioè sono fondamentali in questo momento i servizi di mediazione e di accompagnamento, anche perché viviamo in un contesto, in quello del nostro paese, in cui solo il 30% degli italiani, ci dice l'Istat, ha delle competenze digitali elevate. È un tema, Nunzia, su cui torneremo, perché, come dire, c'è questa sorta di paradosso dove l'innovazione tecnologica ha effetti, come dire, asimmetrici per le diverse categorie di soggetti. Riguarda anche il tema delle micro piccole imprese, che noi chiamiamo digitalmente opache nel nostro lavoro. E ti faccio un'ultima domanda, molto rapidamente connessa al tema finanza, ma cos'è successo alla proverbiale capacità degli italiani di risparmiare per avere lì un cuscinetto di risorse in caso di bisogno? Si è assottigliata fino quasi a scomparire. I dati dell'Ocse che abbiamo riportato nel rapporto ci dicono che siamo passati da una quota di risparmi pari al 16% del PIL a metà degli anni 90 a circa il 2,5% del PIL nel 2016. Quindi si è totalmente assottigliato, però diciamo che è un processo che ha l'altra faccia della medaglia, cioè a questo assottigliamento ha fatto seguito un processo di concentrazione della ricchezza. E quindi noi stiamo assistendo ad una divaricazione tra quote della popolazione che detengono piccola, che detengono una enorme quota di ricchezza, il 10% degli italiani più ricchi detiene il 55% della ricchezza del nostro paese, e il 50% più povero detiene il 3,5% della ricchezza. Quindi c'è un processo di divaricazione molto rischioso. In qualche modo vediamo anche, come dire, sul credito, no? Perché il fatto, e qui chiamo in causa a questo punto Raffaele Bancati, economista del Centro Studi MET, che dal 2008 svolge un'indagine diretta presso le imprese italiane anche su temi come il razionamento del credito, e l'impressione che io ho, Raffaele, detto Lello per gli amici, è che appunto riducendosi tanto il credito alle micro piccole imprese la nostra società sia sempre meno orizzontale, ecco. Ma veniamo ai dati, che un attimo fa appunto c'era questa slide che tornerà in primo piano, che parla del credito dei piccoli, delle imprese sotto i 20 addetti anche, oltre che quello dei grandi. Ecco, abbiamo delle strane dinamiche, no? Aumenta il credito nel bel mezzo di una crisi e diminuiscono gli ingressi in insolvenza di una crisi così violenta. Cos'è questa, Lello? È la quiete prima della tempesta? Ma è difficile dire, di primo impatto direi che si tratta soprattutto dell'effetto di politiche, come voi anche nel rapporto scrivete, e di una inondazione di liquidità che ha sicuramente avuto effetti.
pochi hanno la bacchetta magica per scoprire quale sarà il futuro, la sfera di cristallo. Io, siccome ho pochissimi minuti e volevo fare un discorso un po' complicato, per essere chiaro cerco di andare in sequenza. E vado al punto stretto dei confidi. Io ho in testa, da scarso conoscitore dei confidi, ho in testa un confidi schumpeteriano, cioè dire un confidi che punti a elementi di innovazione. Perché questo? Perché dai dati che ci sono stati proposti dalla ricerca e ci sono stati presentati in precedenza, noi abbiamo un quadro di un sistema molto solido dal punto di vista patrimoniale, con un'attività e livelli di attività subottimali tendenzialmente, e che quindi deve cercare di estendere le sue attività. Le sue attività le può estendere verso l'alto e verso il basso, scusatemi questa distinzione, possiamo dire verso sinistra, verso destra, insomma scegliete voi il lato geometrico da cui cominciare. Da un lato c'è l'estensione verso componenti di, diciamo così, solidarietà, combattere l'usura, tutta una serie di funzioni che sono state anche attribuite ai confidi, e su cui, diciamo, io non ho grandissima esperienza, ho visto pochissimi lavori analitici su questo, ovviamente ci sono pochi dati trattandosi spesso di attività illegali nel caso dell'usura, mi viene da dire che il sistema così come attualmente congegnato non è un sistema molto funzionale se non dopo, quando la frittata è stata fatta, cioè dire tutta la parte di intervento preventivo è molto debole. Non credo che possa essere affidata interamente ai confidi, deve essere supportata da elementi di servizi, di informazioni, si direbbe quasi insomma di scoperta di questi soggetti veramente a rischio e di accompagnamento, e i confidi possono fare la loro parte, soprattutto nella parte, diciamo, nella componente poi di intervento diretto. La cosa su cui io sono un pochino più preparato, credo, è invece lo spostamento verso l'alto, cioè dire mi pare che i confidi si stiano orientando verso un modello di comportamento assai simile a quello delle banche, possibilmente con miglioramenti. Questa è la cosa, insomma, che ci è stata raccontata. Quindi vogliamo fare la stessa cosa che fanno le banche, ma un pochino meglio. E tuttavia si tratta sempre di tipologie di analisi un po', diciamo, di retroguardia, cioè che guardano all'indietro più che guardare in avanti. E il risultato di tutto ciò è che migliorando le varie procedure di selezione, però esiste un razionamento consistente che penalizza soprattutto, oltre alle fasce più deboli di cui ho parlato prima, penalizza soprattutto le componenti più innovative, più dedicate alla ricerca. Ora, questo è un elemento di estremo interesse e di importanza che deve essere considerato nelle strategie, anche perché esiste una, non abbiamo il tempo qui di svilupparla, ma insomma esiste anche una tendenza generale del mercato, cioè si critica il sistema produttivo italiano perché è troppo sbilanciato sul credito, e però tutti gli strumenti, in particolare nei momenti di crisi, sono poi nel senso di favorire la liquidità, è il primo strumento che si ha in mente per sostenere la liquidità delle imprese, ovviamente, giustamente, quello delle garanzie, del sostegno al credito, dell'estensione del credito. Che cosa credo che sia importante che i confidi facciano? Almeno il confidi schumpeteriano che vuole intervenire in particolare per un pezzo della sua attività, non sono mai radicale, per un pezzo della sua attività nelle componenti più innovative e forti in prospettiva del sistema industriale. Credo che una è potenziare quello che già fanno sul versante delle garanzie di portafoglio, sostanzialmente, tranche cover o altre forme. Sono meccanismi, credo, che vadano potenziati fortemente, e su cui credo che alcune esperienze di successo esistano, quindi questa componente delle garanzie di portafoglio va sicuramente potenziata. La seconda cosa è sbilanciarsi forse sui servizi.
cioè dire servizi di assessment finanziario, di assistenza, di indirizzo, cioè tutti. In Italia esistono tantissimi interventi. È scaduto il mio tempo? Penso di sì, comunque. Comunque, per chiudere, esistono tantissimi soggetti deputati a intervenire sul capitale e però questi interventi sono di numeri francamente risibili ciascun anno. E quindi l'attività dei confini anche nel senso dei servizi credo che sia ampiamente desiderabile. Grazie Lello. Adesso passiamo a Giovanni Ferri, economista e oggi professore ordinario presso la LUMSA. In passato Giovanni è stato con Banca d'Italia, al Ministero del Tesoro, in Banca Mondiale, insomma è un economista a larghissimo spettro, molto forte su questi temi, Giovanni. Quindi vediamo questa slide. Io ti faccio solo una domanda, che è una domanda difficile perché la domanda è sul futuro. Qui ovviamente vediamo la storia del recente passato, dove diciamo sui segmenti delle imprese sotto i 20 addetti e vari, come dire, cluster sottostanti, vediamo una costante riduzione del credito. Per carità, dovuta anche a componenti di domanda, però probabilmente pesa il fattore tecnologico di cui parlavamo poco fa. Le imprese che non depositano i bilanci, peraltro in XBRL, sembrano essere quelle, diciamo così, digitalmente opache, che hanno maggiore difficoltà di accesso al credito. Che succederà con la ripresa non appena, insomma, la vedremo, ma ci sono, come dire, una serie di segnali per fortuna positivi che ce le annunciano ormai. E cosa accadrà in questo segmento secondo te? Ripeto, domanda difficilissima sul futuro. Beh, è una domanda effettivamente molto difficile. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Il quadro è di grande incertezza. Ci sarà una forte divaricazione tra le imprese che hanno delle prospettive e quelle che già si trovavano in una condizione marginale e che sono state ulteriormente marginalizzate dallo scoppio della pandemia e dai provvedimenti che sono stati adottati, dal cambiamento dell'ambiente del loro business. Questo vuol dire che i rischi, mentre in una fase, quella dell'inondazione di liquidità che tu stesso hai descritto prima, vi è stato un'attenuazione della percezione di rischio da parte degli intermediari, dopo l'uscita dalla fase eccezionale di emergenza, la classificazione dei rischi dovrà diventare molto più rigorosa e ci sarà molta più discriminazione, il che porterà ad un'intensificazione di quell'esclusione finanziaria di cui hanno detto Nunzia e Nunzio. Porterà forse anche al miglioramento schumpeteriano che descrive Raffaele, nel senso che gli intermediari tradizionali tenderanno a concentrarsi sulla, ancora di più sui soggetti che sono più trasparenti, che presentano meno problemi di opacità, vale a dire i soliti. Si parla in questi casi spesso in letteratura di cherry picking, acchiappare le ciliegie. Ora, questo che significa per i confidi? Per i confidi si apre un'opportunità in più, ma naturalmente è un'opportunità che richiede investimenti per cercare di coprire questa fascia di imprese che tenderà a crescere a potenziale esclusione finanziaria, che non sono più facilmente finanziabili dalle banche, dagli intermediari creditizi tradizionali, che stanno ulteriormente cambiando, intensificando un modello non relazionale, un modello di business non relazionale.
possono i confidi farlo, lo vogliono fare? Questa è un'ulteriore declinazione della domanda, io non ho una risposta. Credo che ci sia un'area di business importante che può rispondere non solo a una vocazione di fare del bene e di costruire valore di lungo periodo, perché chi non è bancabile oggi può diventarlo domani, può essere anche una cosa profittevole, però richiede una attenzione, un investimento in termini di risorse umane, per esempio, di capacità, che non basta la tecnologia nel momento in cui non ci sono i bilanci e devi fare qualcos'altro per rendere bancabile un soggetto. Per il momento mi fermerei qua, non so se abbiamo altro tempo.